L'uomo era stufo della sua vita, con la moglie e i figli. La moglie lo dominava e lo vessava. I figli lo disprezzavano, gli ridevano dietro. Si sentiva una vittima e pensava che fosse venuto per lui il momento di cercare la Gerusalemme celeste, il paradiso. Dopo molte ricerche, trovò un vecchio saggio che gli spiegò la strada per arrivare al paradiso. Il paradiso c'è, come? Ed è nel tal posto, gli disse. Però bisogna fare parecchia strada, ma con un bel po' di fatica ci si arriva. Allora l'uomo si mise in cammino, marciò di giorno e di notte, finché stanchissimo si fermò in una locanda per dormire. Come era un uomo molto preciso, decise la sera, prima di coricarsi, di disporre le sue scarpe già orientate verso il paradiso, per essere ben sicuro di non perdere la direzione giusta. Durante la notte, però, mentre lui dormiva, un diavoletto dispettoso entrò in azione e gli girò le scarpe nella direzione opposta. La mattina dopo l'uomo si svegliò, guardò le scarpe che gli apparvero essere orientate in maniera diversa rispetto alla sera prima, ma non ci fece troppo caso e riprese il cammino, che ora era nella direzione contraria a quella del giorno precedente, verso il punto di partenza. Man mano che procedette, il paesaggio diventava sempre più familiare. A un certo punto arrivò nel paese dove era sempre vissuto, che però credeva fosse il paradiso, che assomigliava al suo paese, il paradiso. Siccome era il paradiso, tuttavia, ci si trovava bene e gli piaceva moltissimo. Poi vide la sua vecchia casa e pensò: «Come assomiglia alla mia vecchia casa!» Ma siccome era il paradiso, gli piacque moltissimo. Lo accolsero sua moglie e i suoi figli. E anche loro assomigliavano molto a sua moglie e i suoi figli. E si stupiva che il paradiso tutto assomigliasse a quello che c'era prima. Però, siccome era il paradiso, tutto era bellissimo. La moglie era una persona deliziosa, i figli erano straordinari, tutti erano pieni di qualità e aspetti che nel vivere quotidiano egli non avrebbe mai sospettato possedessero. E così tra sé e sé riflette: «È strano come qui in paradiso tutto assomigli a ciò che era nella mia vita di prima in modo così preciso, ma come allo stesso tempo tutto sia completamente diverso». Il paradiso, forse, noi lo abbiamo già. Dobbiamo solo vederlo con gli occhi liberi dai nostri egoismi.